Buongiorno a tutti, siete su Solo Bebe Channel, il primo canale di informazione dei centri commerciali, di quello che accade nei centri commerciali ma non sempre è visibile, il backstage, il dietro le quinte, ed è quello che io vi racconterò. Ben arrivato a chi è nuovo di questo canale e ben ritrovato per chi già conosce il canale. Fatti i dovuti saluti e le dovute presentazioni, vi chiedo gentilmente una cosa che non costa nulla, è gratuita. Un clic sul tastino sotto per iscrizione al canale, che per me vuol dire moltissimo. Detto ciò, continuiamo con questo video perché l'altro giorno sono andato a visitare un outlet. Tutti voi sapete cos'è un outlet, un outlet village. E devo dire che tra un centro commerciale e un outlet village, benché sono tutte e due finalizzati, canalizzati alla vendita poi dei prodotti, c'è un'abissale differenza. E questa differenza è quello che io oggi andrò a spiegarvi in questo video. Per cui non perdete tempo, salite a bordo che si parte. Oggi sono stato a visitare un outlet village, precisamente quello di Noventa di Piave, che è facilmente raggiungibile e dista solamente 45 minuti da Venezia. È un outlet con presente circa 150 e anche più negozi al suo interno. E mentre sotto scorrono le immagini di questo outlet, vi spiegherò in pillole la differenza tra un centro commerciale ed un outlet. Partendo dal centro commerciale, il centro commerciale è decisamente più improntato su quelli che sono gli intrattenimenti. Ci sono comunque chiaramente negozi di pronto moda, negozi di marchi comuni che si trovano un po' generalmente ovunque, ma gli intrattenimenti rimangono il punto chiave e il fulcro del centro commerciale. Ci sono cinema, sale giochi, esposizioni di vari tipi, ci sono spettacoli per grandi, per piccoli. E soprattutto offre un'enormità e una vastità, e parlo soprattutto dei centri commerciali più grandi, di scelta di ristoranti, bar e fast food. L'outlet village, o l'outlet, è comunque più incentrato e più, come dire, finalizzato alla vendita e ospita soprattutto, ed è qua la grande differenza, negozi di grandi firme e di grandi marchi. Sono ormai diventati per gli amanti dello shopping una vera e propria frontiera, molto amata, soprattutto chi va a ricercare firme e marchi, dove si possono trovare veramente degli affari, delle occasioni su quelle che sono le precedenti stagionalità di capi. Diciamo che sono sempre all'interno presenti comunque bar e ristoranti, seppur in quantità minore, e gli spettacoli spesso sono a tema, come sfilate di moda o quant'altro. Però soprattutto da anni sono delle vere e proprie tappe di percorsi turistici questi outlet. Sono diventati tappe di percorsi turistici sia per gli italiani, ma sono anche molto apprezzati anche dal pubblico straniero. Per quanto riguarda l'outlet village di Noventa di Piave, possiamo dire che al suo interno dispone perfino di un lounge. Lounge è un'area concepita per rilassarsi durante una giornata di shopping e godere di servizi personalizzati, tutti da vivere in chiave moderna e grazie a tutti i servizi disponibili. C'è uno spazio praticamente multifunzionale che include una sala riunioni riservata, una zona relax, una sala beauty con camerini, un'ampia terrazza, ma soprattutto è ideale per chi vuole avere incontri di lavoro e per lo smart working. Inutile dire che l'accesso è valido su prenotazione. Io vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi un like di supporto e di iscrivervi al canale. Grazie a tutti e una buonissima giornata.